Il Parco Sigurtà. Beh, che dire, se vi piacciono i tulipani siete nel posto giusto. Benvenuti amici nel Parco Sigurtà, dove possiamo osservare la fioritura delle piante più strane, come quest'albero di mirtilli giganti. Quest'albero produce un solo frutto all'anno, un mirtillo dalle dimensioni eccezionali, caratterizzato da queste macchie nere di forma pentagonale, molto particolari. È bello maturo, sodo, piacevole al gusto e all'olfatto. Con uno solo di questi mirtilli, pensate, si possono produrre ben 12 vasetti di marmellata. A presto, amici! Questo invece è un vaso di sigarette, ma siamo arrivati tardi e sono già appassite. Com'è che ti chiami? Sì, ho capito, Dino. Ma di cognome? Ah, Lisi. Io? Si chiama Dustin Dino? Come? Cosa? Ah, Dustin Dino. Va bene. Che c'era qui prima di te? Ah, giusto? I dinosauri. L'imprigione? È presente, no? Il second Dino. No, sul serio, tanti tulipani. La seconda fioritura più ricca d'Europa. Costano un sacco. Eccolo, il labirinto. Davanti a noi si ergono più di 1500 esemplari di tassi e piante alte più di 2 metri, disposti su una superficie di 2500 metri quadri. Stiamo per entrare nel labirinto, questo non è uno scherzo, amici. Nel 1800 peggiori criminali venivano offerte due possibilità: la condanna a morte per impiccagione e il labirinto. E tutti sceglievano condanna a morte per impiccagione. Molti perché non sapevano il significato delle parole labirinto. Si narra che alcuni vagassero per queste lande di bossi, senza trovare l'uscita, senza cibo, senza acqua, costretti a mangiare i cadaveri dei propri compagni, addirittura i loro stessi cadaveri. Dai, dopotutto non è così male, siamo già arrivati. Ah, ma questa è la scorciatoia, ragazzi, questa è la scorciatoia. Non è stato lavorato, non è stato lavorato. Sono 14 ore che vogliamo in questo labirinto. Non abbiamo i denari, ci vogliamo. Stiamo per esaurire il cibo e l'acqua. E l'ultima batteria del cellulare la stiamo consumando per fare questi stupidi video. Aiutateci. Con me. Ecco, ci siamo quasi. No, se vuoi un posto fantastico è pieno di... Oh no! Non c'è uscita! Non c'è uscita! Oh mio Dio! Oh mio Dio, no! Non c'è uscita! Non c'è uscita! Non c'è uscita! Come faremo? Stiamo girando in tondo. Come le palle. Non è possibile. Vedo l'uscita. Ce l'abbiamo fatta. In che anno siamo? Nel 2057. Incredibile scoop, amici. Guardate cosa abbiamo scoperto. Tutti i fiori che abbiamo visto prima nel parco non erano naturali, bensì erano stati artificialmente piantati. Eccoci qui nel retro del parco, dove loro non vogliono che noi veniamo a guardare. Nel retro bottega. Guardate, prendono i fiori uno per uno in questi vasi e da qui li vanno a trapiantare nel parco. È tutta una truffa, tutto un inganno. In realtà non è per nulla un parco naturale. Guarda che roba. È tutto finto. Tutto finto. La realtà non esiste. Siamo dentro Matrix. Sapere che il Parco Sigurtà non è tutto rose e tulipani. Il signor Sigurtà, infatti, ha fatto la sua fortuna con prodotti farmaceutici. Le piante che allevava qui, infatti, venivano lavorate per estrarre i principi attivi dei farmaci. Farmaci che poi venivano testati sugli animali. Poteva trovare qui in natura, come ad esempio gli scoiattoli. Alcune voci narrano che a seguito di un esperimento fallito, uno scoiattolo alto 2 metri e intelligente vaghi tuttora per il parco. Queste voci non sono mai state smentite né confermate, non ci sono mai state evidenze fotografiche o video di questo scoiattolo. È tutto, amici. Un saluto dal Parco Sigurtà.